Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Allora, oggi ulteriori notizie, veramente un periodo dove ci sono notizie quasi settimanalmente dopo periodi bui a livello di novità. Sono ulteriori indiscrezioni che però escono su svariate testate giornalistiche, quindi ci teniamo a farvele conoscere. Citiamone una su tutte, esatto, La Repubblica. Repubblica. Questa è una notizia uscita sulla Repubblica e poi riportata su altri svariati siti di tecnologia. Qui parliamo ancora di Amazon, che dopo quanto vi avevamo già detto a livello di televisori di entrare in questo nuovo mondo, Amazon sembrerebbe voler tentare anche una scalata, consentite. Ma aspetta, prima di capire dove vuole scalare Bezos, c'ha ragione, prendiamo le corde e quant'altro, ricordatevi, dai, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, attivate la campanellina e già che ci siete, vi siete divertiti fino adesso, dai, guardatemi un attimino anche la sigla! Scusate, ho interrotto mio fratello, adesso continua. No, ma hai fatto bene, giusto. E quindi Amazon vuol tentare anche la scalata, a niente po' di meno. Io non ti interrompo. Che agli invii di qualsiasi genere di oggetto, bene, qualsiasi cosa, di Poste e Corrieri. Quindi, mica poco. Cioè... immaginate un colosso che riesce ad arrivare in maniera capillare, poi vi diremo anche il perché abbiamo usato questo termine, ovunque, e trasporta qualsiasi cosa. Abbiamo letto di esempi che veramente siamo rimasti sbalorditi. Cioè, una cosa del genere, se poi ha dei costi contenuti, basta. Il mondo diventerà Amazon. Un bel sorriso all'insù, o una freccia, dipende come lo vedete voi, diventerà Amazon al 100%, perché veramente sono una roba incredibile. Esatto, e adesso quello che vi andremo a dire, gli esempi, non sono solo chiacchiere, perché Amazon lo sta già testando attualmente in India. Quindi è proprio, lo sta facendo questo che adesso vi andremo a raccontare. E se avete visto il video del televisore, come diceva Marco, se ben vi ricordate, nel video noi dicevamo appunto che anche per i televisori 2 anni fa aveva fatto i test in India. Evidentemente è una zona, è un mercato test che si vede che si confà a tutte le loro esigenze. Però diciamo che se già parti in un'area geografica, soprattutto poi come è l'India, a fare dei test, e probabilmente da lì a poco poi ti lanci veramente a livello globale. Esatto, in India attualmente questo sistema, questo nuovo servizio si chiama EasyShip. Poi non sappiamo come verrà chiamato naturalmente a livello mondiale, se verrà appunto attuato definitivamente. Ma questo servizio consta il fatto di poter prendere in consegna veramente qualsiasi cosa e di portarla a destinazione in maniera ecologica, perché andranno ad utilizzare solo mezzi elettrici, e in un futuro si parla anche di robot in continuo spostamento, soprattutto nelle grosse metropoli ad altissima densità dove c'è un gran traffico e quant'altro. Loro avranno appunto questi bei robottini o bici elettriche o camioncini elettrici, o magari anche dei droni, perché esatto, comunque anche... sta prendendo sempre più piede anche quella parte delle consegne di Amazon dove si pensa che Amazon riesca a costruire un drone che ti consegna a casa il prodotto. Quindi abbiamo detto in maniera ecologica, economica. Si parla di prezzi molto più contenuti delle nostre Poste o dei classici corrieri. Non sono specificati i prezzi, ma se è stato specificato molto più contenuti, vuol dire che ci hanno lavorato parecchio. Voi provate a pensare i piccoli commercianti o magari delle persone che fanno delle vendite online. Provate a immaginare persone che magari producono anche un oggetto che costa 2 euro e di spedizioni gliene costa, non lo so, sparo, 4, 5, 6 euro. 5, esatto. Provate a immaginare, arriva una persona che vi dice: non ti preoccupare, da oggi le consegne te le faccio, non lo so, a 2 euro. Cioè,
e rivoluziona il mercato. Per quella persona lì vuol dire un incameramento di soldi maggiore. Sì, ok, ti rifai sul cliente finale, però hai molte più possibilità di vendere quel prodotto perché le spese di spedizione diminuiscono. Quindi a livello anche capillare, il piccolo venditore ha più possibilità di poter introdursi in un mercato così capillare. E anche tutti i prodotti, Amazon punta molto anche su questo naturalmente, tutti i prodotti venduti dal piccolo commerciante, Amazon con questo servizio dà la possibilità di metterli in una vetrina globale, che è il proprio sito naturalmente, quindi su Amazon direttamente. Quindi offre la vetrina, offre il servizio di presa e di consegna, quindi di qualsiasi cosa. Si parla addirittura, per esempio, oltre ai commercianti, uscite di casa, vi dimenticate le chiavi, claro, è capitato mille volte, vanno ad offrire il servizio di presa delle chiavi da casa tua e di portartele in ufficio. Cioè, per dire, siamo arrivati veramente... No, la cosa che mi ha colpito è quella della nonna. Anche, sì. Hanno dichiarato che fosse anche la nonna che ha preparato la parmigiana buona per il nipote che sennò muore di fame, la prepara, la mette in una scatola, probabilmente che vi consegnerà anche Amazon perché deve essere una un po' particolare, e va a consegnare a casa del nipote la parmigiana reggiana. Cioè, la sfida è importante, che... è veramente, cioè, riuscire a fare una cosa di questo tipo è una rivoluzione veramente globale. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che sono ecologici, economici, e qual è l'altro tasto che a noi utenti, quando facciamo un ordine, interessa tantissimo? I tempi di consegna. Stiamo parlando già di un'azienda che ha dimostrato in tanti anni che nel momento in cui tu effettui il pagamento ti dice: tu domani entro questa ora avrai il tuo prodotto, e tu l'indomani hai il prodotto in mano. Quindi provate a immaginare se dovessero ampliare ancora di più la loro rete di consegna con robot, droni, piuttosto che bici elettriche, biciclette, macchine elettriche, furgoni elettrici. Diventa un qualcosa di: adesso lo ordino, magari tra 3 ore ce l'ho già. Comunque dichiarano, senza rimanere nella fantasia, dichiarano che nel momento in cui voi fate il pagamento per questo servizio, loro vi dicono esattamente quando quel pacco arriverà al destinatario. Quindi una certezza, una sicurezza. Esattamente, è fantascienza al giorno d'oggi, perché affidandosi ai corrieri o alle classiche poste, già che ti dicono il giorno, se accade in quel giorno è già tanta roba. Cara grazia. Esatto, quindi soprattutto essere precisi e puntuali in questo settore li farebbe diventare veramente ancora più colossi di quello che già non sono. Possono veramente permettersi di mettere in pratica tutto ciò che hanno dichiarato in questi articoli che abbiamo letto, anche perché hanno la tecnologia, hanno le capacità e soprattutto hanno la capacità economica. E non entrano mai in nuovi settori comunque allo sbaraglio. No, testano sempre il tutto, dopodiché lo propongono come servizio alla comunità. E una volta che tu hai fatto un test di magari un lasso di tempo X, che può essere magari un anno, vedi che funziona, perfezioni i punti critici, una volta che ti lanci sul mercato globale, basta. Se dimostri, come ha fatto finora, che ti consegno il pacco domani entro lì, secondo noi veramente sbaraglierà il mercato anche delle consegne. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate, noi siamo favorevoli a una cosa del genere, perché decisamente, certo. Sinceramente, al giorno d'oggi affidarsi per una spedizione, come vi dicevo, a poste e corrieri, non sei né tranquillo per l'integrità di quello che vai a consegnare e né sicuro della data, non parlo dell'orario, della data in cui verrà ricevuto. Per cui, se viene inserito un sistema che permette di essere precisi e puntuali, cosa che dovrebbe essere sempre per quello che si pagano le spedizioni, tra l'altro, noi siamo più che contenti che venga attuato. Va bene ragazzi, con quest'altra novità di Bezos, ormai diventato
abita una qua. Roba, sì, è qua, si è trasferito noi. Qua. Si è il Bezzi lo chiamiamo noi così in confidenza quando facciamo la grigliata la domenica. Tanto faceva alla Lino Bezzi. Sì, di tutto. Per questo video è tutto, ragazzi. Al prossimo! Ciao!